Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di tutti i santi dell'ordine francescano, dell'ordine seranfico. E sappiamo bene che a partire da San Francesco c'è una folla innumerevole di uomini e donne che proprio attraverso la stessa esperienza che ha vissuto il poverello di Assisi hanno raggiunto la vetta della santità. E in questa giornata che ricorda anche l'approvazione della regola dell'ordine dei frati minori voluta da San Francesco, ecco, la Chiesa permette alla famiglia francescana di ricordare in un solo giorno tutti i santi. Ma oggi è anche l'inizio della novena dell'Immacolata Concezione e Francesco ha voluto la Vergine Maria regina dell'ordine dei minori, colei verso la quale i figli di Francesco devono guardare per ispirare la propria vita e vivere il cammino di vocazione verso la santità. E allora, nella gioia e nella letizia francescana, come popolo di Dio, viviamo questa celebrazione in ricordo dei nostri santi, affidando alla Vergine Maria anche il nostro cammino cristiano di fede, perché ciascuno di noi possa raggiungere il dono della santità. E per essere degni di celebrare questi divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, per pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore. Signore pietà.
Preghiamo. O Dio onnipotente, che ti sei degnato di dare maggiore luce alla tua Chiesa, con mirabile e svariata fioritura di santità serafica, concedi a noi di imitare gli esempi di tanti gloriosi confratelli e di conseguire nei cieli la corona riservata ai giusti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Fu amato da Dio e dagli uomini, e il suo ricordo è benedizione. Dio lo rese glorioso come i santi e lo rese grande a timore dei nemici. Per la sua parola fece cessare le calamità e lo glorificò davanti ai re. Gli diede autorità sul suo popolo e gli mostrò una parte della sua gloria. Lo santificò nella fedeltà e nella mansuetudine, lo scelse fra tutti i viventi, gli fece udire la sua voce, lo introdusse nella nube e gli diede faccia a faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, parola di Dio. Cerca il tuo volto, oh Signore. Questa generazione cerca il tuo volto, oh Signore. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Questa generazione cerca il tuo volto, oh Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Questa generazione cerca il tuo volto, oh Signore. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Parola del Signore. Carissimi fratelli, abbiamo iniziato questo mese con la festa di tutti i santi e lo chiudiamo con la festa di tutti i santi francescani, quasi a voler focalizzare soprattutto nella nostra realtà, qui a San Giovanni Rotondo, ma in tutte le realtà francescane, ecco, quella folla innumerevole di uomini e donne che hanno voluto vivere la stessa esperienza di Francesco d'Assisi, che è stata un'esperienza evangelica. Evangelica nel senso appunto della parola che abbiamo ascoltato proprio questa mattina. Nel cuore dell'uomo c'è sempre il desiderio di eternità, di felicità, di beatitudine. Ciascuno di noi si porta nel proprio essere, nel proprio cuore, questo anelito a qualcosa che possa essere per sempre, che possa gratificare la propria vita, che possa dare felicità nel senso più pieno e duraturo. Ebbene, Gesù chiama questo desiderio, questo stato di cose, la beatitudine, le beatitudini, e cioè quello stato di pienezza di vita che solo Dio ci può dare e verso il quale certamente noi sentiamo un anelito, ma facciamo fatica a raggiungerlo appunto come fine ultimo della nostra esistenza. Eppure la vita cristiana è proprio questo, è il camminare verso questa meta, verso questo obiettivo, la glorificazione, la vita eterna, l'essere santi come Dio è santo, anzi Lui è il tre volte santo. E Francesco d'Assisi ha colto questa opportunità proprio a partire dalla parola che il Vangelo oggi ci ha detto. C'è questo giovane che va da Gesù per dire: cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Ebbene, Gesù prima di tutto gli dice di osservare i comandamenti e alla risposta del giovane che afferma di seguirli fin dalla sua giovinezza, allora Gesù gli chiede qualcosa di più. Gli chiede di dare tutto ai poveri, di lasciare tutto agli altri, di vivere nella libertà interiore ed esteriore la sua esistenza e di seguirlo, di farsi discepolo di Gesù. Si racconta tra gli aneddoti di San Francesco che è proprio a partire da questa parola che San Francesco ha ascoltato per tre volte e per tre volte è ritornata a questa pagina del Vangelo che Francesco d'Assisi ha avuto la determinazione di lasciare tutto, di lasciare anche le ricchezze paterne, di restituire tutto al Padre e di seguire Cristo povero, umile e crocifisso. La spogliazione di Francesco in una forma di vita che potesse mettere in atto questa pagina del Vangelo per seguire Gesù
nella libertà del Figlio di Dio e con la stessa libertà dei figli di Dio mettersi in cammino per il mondo, per annunziare il Vangelo. Ecco, noi oggi vogliamo ricordare in particolare questa santità. Queste persone che insieme a Francesco d'Assisi nel corso dei secoli hanno rivissuto la stessa esperienza fino ai nostri giorni, fino a San Pio da Pietrelcina. Il cammino di santità che ci vede legati ad una vocazione che è dell'uomo, perché Dio chiama tutti alla santità. Ma forse ognuno deve cogliere il senso di questo passaggio di Gesù nella propria vita per potergli rivolgere la stessa domanda, ma soprattutto per ricevere la stessa risposta. È singolare come questo giovane alla fine se ne va, ma triste, perché non riesce a compiere questo salto. E tra l'altro non lo fa nemmeno dietro quello sguardo amorevole con cui Gesù lo fissa, con cui Gesù giustamente lo ama, ci dice il Vangelo. Non è capace di andare oltre quella che è la realtà forse più normale della vita, seppur buona, ma non è capace di compiere quel salto particolare che lo potrebbe portare a seguire Gesù in tutto e per tutto. Non è da tutti forse compiere gesti straordinari, ma per tutti c'è questa chiamata e ciascuno nelle proprie condizioni di vita, di professione d'altro, può raggiungere quella beatitudine e quell'anelito alla vita eterna e alla santità che si porta nel cuore. La festa di oggi allora ci ricorda che c'è un'opportunità, che forse nella vita anche tante volte noi abbiamo avuto l'occasione di Gesù che è passato, che magari ci ha interpellato, che ci ha chiesto qualcosa in più. Non lasciamo cadere queste occasioni, queste circostanze. Ne vale la pena, possiamo raggiungere effettivamente quella beatitudine alla quale aspiriamo, ma molte volte ecco, si esige una messa in gioco della propria vita, della propria mente, delle proprie certezze per mettersi davvero nella libertà dei figli di Dio alla sequela di Cristo. Ce lo ricordano appunto i santi francescani, ce lo ricorda San Pio. In particolare ce lo ricorda la Vergine Maria, che è regina dei santi, lei che è la prima, che è stata scelta da Dio in un passaggio che certamente gli è stato proposto come progetto di salvezza e di santità e al quale lei ha saputo rispondere con tutta se stessa, ha saputo lasciare tutto, ha pronunziato il suo fiat e si è messa in cammino come fedele discepola di quella parola di Dio che non passa mai e che ci permette di raggiungere davvero l'apice della santità. Affidiamo all'intercessione allora della Vergine Madre e di tutti i santi la nostra esistenza, il nostro cammino di vita, perché anche noi, magari a piccoli passi, possiamo comunque camminare verso questo destino di gloria. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, consapevoli della nostra chiamata alla perfezione evangelica, supplichiamo Dio Onnipotente perché per intercessione di tutti i santi dell'ordine serafico ci sostenga nel nostro cammino verso la santità e compia in noi l'opera iniziata nel battesimo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti i cristiani vivano secondo lo spirito delle promesse battesimali, rinunciando al demonio e al peccato, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché coloro che sono stati chiamati
a seguire Gesù, povero e obbediente nella vita religiosa, risplendano nella Chiesa come segno delle realtà future. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Signore susciti nella sua Chiesa numerose e ferventi vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la potenza santificatrice dell'Eucaristia alla quale partecipiamo ci trasformi in autentiche immagini di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le nostre comunità diano costante esempio di vita evangelica vissuta e di rinnovamento interiore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Sostieni, o Signore, la tua Chiesa in preghiera e mentre la allieti con gli esempi dei tuoi santi, donale la gioia del tuo continuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo nella festa di tutti i santi dell'ordine serafico. Essi che già godono della vita immortale, ci proteggano nel nostro cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia. Thank you.
agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Tu sei fuerte, tu sei grande.
Preghiamo. O Dio che ci nutri dell'unico pane e ci conforti con l'unica speranza, donaci il tuo spirito perché insieme con i tuoi santi formiamo in Cristo un cuore solo e un'anima sola per risorgere con lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Si è lodato Gesù Maria. L'Apostolo San Paolo, parlando in Spirito Santo, scrivendo ai primi cristiani del suo tempo, raccomandava a tutti la modestia cristiana. Quindi, una virtù gradita alla mamma nostra già destra, perché è lo Spirito Santo che lo dice, lo fa dire. Ebbene, modesto in tutto, ma perché lo Spirito Santo, tutte le altre virtù, bisogna conservarle e non dimostrarle mai all'esterno? Perché la modestia è lo specchio dell'anima. Quindi un'anima ben regolata, un'anima veramente che ama Dio, che ama la virtù, cerca di nasconderla, compiacendosi soltanto che siano note agli occhi di Dio. La modestia soltanto vuole che sia nota a tutti, perché è lo specchio che dà lustro alla persona veramente cristiana, amante di Dio.
E siccome è una virtù, è gradita tanto al cuore della mamma nostra. Quindi, raccomando, la modestia in tutto. Negli sguardi, nel tratto, nel parlare, nel pensare. Se vogliamo veramente fare cosa gradita a questa mamma celeste. Vi do la benedizione pienissima su di voi e su tutti coloro che vi stanno a cuore, ma in modo speciale sulla vostra famiglia, sulla persona a voi cara, e ripeto in modo specialissimo ai poveri ammalati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia.